Volete sapere cosa ne pensano i protagonisti del calcio transalpino della supertassa al 75% voluta dal presidente Hollande? Sentiamoli. Oh, odio la politica e i politici. Al momento non me ne preoccupo. Sei veramente un po' mancato. Magari non saranno pochi i calciatori a condividere quest'ultima posizione, ma la tassa ha scatenato l'ira dei presidenti delle squadre di Ligue 1. L'aliquota al 75%, oltre i redditi da 1 milione di euro lordi, colpirà tutti, senza eccezione alla spagnola, come ha confermato esplicitamente François Hollande nell'intervista rilasciata a TFN. Nella giornata di mercoledì la ministra allo sport Fourneyron ha ricevuto una rappresentanza dei proprietari dei club, decisi ad ottenere una deroga alla supertassa che reputano eccessiva. Il problema non sarebbe tanto per l'aumento non indifferente delle tasse, ma per il fatto che quasi tutti i contratti con i calciatori prevedono stipendi netti. Parlo soprattutto per i club. Sicuramente per i club sarà un disastro, insomma, quei club che possono permettersi di pagare stipendi del genere ai giocatori. Non so se, insomma, con una tassa del 75% magari verranno da noi oppure andranno in altri campionati dove le tasse sono meno. Capisco la solidarietà, capisco tutto, ma insomma sarà difficile. La solidarietà e vuoi essere obbligé di passare al bassiné. Penso che sia decisamente troppo. Insomma, magari se sia un bene o un meno per il calcio francese dovreste chiederlo ai dirigenti. Oppure magari ai grossi giocatori che prendono stipendi così. Insomma, non lo so. Sicuramente, prima di venire in Francia ci penseranno due volte. Ah, una cosa è certa, se capita a me, me ne vado subito dalla Francia. L'incubo vero dei presidenti delle società è proprio questo, l'esodo dei campioni dalla Ligue 1. Momento tra le squadre della massima divisione francese, solo i paperoni del PSG di Ancelotti sarebbero in grado di pagare. Un esempio, Zlatan Ibrahimovic se la starà ridendo, il suo mega stipendio da 14 milioni di euro non sarà toccato, visto che il PSG sarebbe in grado di pagare le tasse dovute allo Stato. Il problema è un altro però, viste le cifre, il conto per i Rouge et Bleu sarebbe da capogiro, da 70 a 100 milioni solo per Ibra, praticamente quanto spende l'Inter per la sua intera rosa. La caccia al Kabil avrebbe più di una buona ragione. Il grattacapo del PSG si trasformerà nel disastro per il resto delle squadre. La fuga dei campioni sarebbe quindi dietro l'angolo, come i ricchi diritti televisivi promessi dagli arabi di Al Jazeera. Che il mercato delle vacche abbia inizio.